anticipazioni un posto al sole. Nico ha in serbo una vendetta contro Lello Valsano. La tragica dipartita di Susanna Picardi, come si apprende dalle nuovissime anteprime, avrà un seguito noir, in quanto un personaggio a noi caro potrebbe improvvisamente rendersi protagonista di un gesto dettato dalla rabbia e dalla vendetta. Tutto comincerà quando i Poggi apprenderanno che a Lello Valsano, il camorrista che ha sparato a Viola e a Susanna uccidendo quest'ultima, verrà applicato qualche sconto di pena. Inutile dire che una notizia di tale portata non verrà presa nel migliore dei modi da Nico e dai suoi amici e familiari. Ad un certo punto, poi, si inserirà nella trama Manlio Picardi, il quale farà al giovane legale una proposta a dir poco inquietante e sconcertante. L'uomo, in altre parole, cercherà di coinvolgere l'avvocato in una tremenda vendetta contro Lello, che si potrà ottenere solo smuovendo le conoscenze che l'uomo ha fatto in prigione. Nico, di fronte a tale proposta, come reagirà? Purtroppo, il ragazzo non è riuscito a metabolizzare ancora il lutto, tant'è vero che quando ha scoperto che Manuela è ancora innamorata di lui, non ha esitato a trattarla con freddezza estrema. Pertanto, a dispetto dei pronostici, l'insana proposta del Picardi troverà terreno fertile. Il progetto del suocero scaverà dentro il suo animo tormentato. E ciò lo renderà, oltre che rabbioso, dilaniato da un forte senso di impotenza che lo porterà a chiudersi in se stesso e ad evitare di vedere perfino i suoi familiari. Nico sarà sempre più fuori controllo, accecato da un senso di giustizia, ben lontano dai valori in cui crede. Ed anzi, lo vedremo mobilitarsi per cercare di procacciarsi il denaro necessario per pagare chi, all'interno del carcere, lo deve aiutare a far fuori per sempre Lello Valsano. La situazione diventerà molto delicata e, stando a quanto si apprende dai nuovi spoiler, il ragazzo si ritroverà seriamente nei guai. E la sua scelta rischierà di avere ripercussioni importanti anche nell'ambito della sua professione. La carriera di Nico è compromessa per sempre? Lello verrà per davvero ucciso? È tutto da scoprire. Anticipazioni un posto al sole. Prossime storyline. Delusione e amarezza per Bianca Boschi. Brutti momenti per Bianca Boschi, alle prese con la sua prima cotta adolescenziale. La ragazzina, purtroppo, si ritroverà a fare i conti con una delusione terribile. Tutto comincerà quando si metterà in testa, nonostante il parere contrario dei suoi genitori, di organizzare una grande festa ad Antonello per il suo compleanno. La ragazza curerà ogni minimo dettaglio, sperando in questo modo di stupirlo. Purtroppo, l'esito finale del party non sarà dei migliori. E tutte le aspettative della ragazzina saranno terribilmente deluse. Insomma, niente andrà come immaginato ed Antonello, arrabbiato, sottolineerà di essere stato molto chiaro, non voleva in alcun modo festeggiare il suo compleanno. Bianca, dunque, si ritroverà a pagare le conseguenze della sua scelta. Insomma, per Franco e Angela ci sarà un gran da fare nei prossimi giorni, in quanto il morale della loro bambina sarà letteralmente a terra. Anticipazioni un posto al sole. Prossime storyline. Un regalo disastroso. Nei prossimi giorni, a Un Posto al Sole, ci saranno momenti contraddistinti da forte tensione. Tutto comincerà quando Clara e Alberto andranno a pranzo a Caffè Vulcano insieme a Marika, la quale, per l'occasione, porterà con sé un regalo per il piccolo Federico. Bisognerà prestare attenzione, però, al dono in questione. Come vedremo, si tratterà di un giocattolo contraffatto che rischierà di produrre disastrose conseguenze. Furibondo, il Palladini arriverà a minacciare non solo i responsabili della fabbricazione del gioco ma anche coloro che li hanno messi in commercio. Di qui, prenderà così il via una nuova storyline che affronterà una problematica di scottante attualità. Questa nuova trama vedrà l'inserimento di una new entry maschile. Dal momento che l'agenzia del popolarissimo attore e ballerino Gabriele Rossi riporta la soap partenopea tra i suoi lavori e partecipazioni del 2022, sembra che sia proprio lui il personaggio destinato a stupirci. Presto ne sapremo di più. Anticipazioni un posto al sole. Interviste e news. Luisa Amatucci svela un retroscena importante su Silvia Graziani. Tra i personaggi storici di Un Posto al Sole più amati vi è sicuramente lei, Silvia Graziani, la proprietaria del Caffè Vulcano, interpretata sin dalla primissima puntata andata in onda nel 1996 dall'attrice Luisa Amatucci. In una recente intervista, l'interprete si è soffermata su dei retroscena importantissimi che riguardano il suo personaggio.
Come ben sapete Silvia, dopo aver scelto di separarsi da Michele, ha intrapreso una relazione con il bancario Giancarlo Todisco, che di recente si è trasferito a Bari dopo aver ricevuto un avanzamento di carriera. Attualmente la coppia si vede solo nei fine settimana. Di recente la Graziani, complice una passeggiata nella famosa San Gregorio Armeno, ha avuto modo di trascorrere dei momenti di forte spensieratezza con il suo ex marito. I due, come ben sapete, sono prossimi al divorzio. Come precisato dalla Amatucci, Silvia ha ancora molti dubbi irrisolti. Ritiene giusto portare avanti il discorso della separazione definitiva nel rispetto del suo nuovo compagno. Nel contempo, ha paura di formalizzarla in quanto è fin troppo preoccupata per la figlia Rossella. Per questo motivo, anche nelle prossime settimane, la vedremo procedere con i piedi di piombo. Luisa Amatucci, inoltre, non crede che Silvia voglia poi sposare Giancarlo. Ora si sente libera, ha ritrovato i suoi spazi come anche confidato all'amica Mariella Altieri. Se ci sarà un ritorno di fiamma con Michele? L'attrice non può rivelare cosa succederà. Ma è certa che anche il Saviani voglia in qualche modo il divorzio. Al momento la storia tra i due sembra chiusa in maniera definitiva. Anche se in una soap come Un posto al sole nulla è da dare per scontato. Riguardo al successo inarrestabile di Un posto al sole, per la Amatucci esso dipende anche dal fatto che vengono trattate tematiche sociali di brulicante attualità. Ed anzi, Luisa ha lanciato, di recente, anche una proposta. Vorrebbe che la soap COCCUN posto al solese del tema della cura degli anziani, soprattutto dei più fragili, con problemi di demenza senile, in quanto sa perfettamente cosa significa perché lo ha vissuto in prima persona, con sua madre. Ritornando alla Graziani, voi cosa ne pensate? Salverà il suo matrimonio oppure è tutto finito con Michele? Alle prossime news. Un posto al sole è pronta a ritornare ancora, con vicende a dir poco appassionanti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.